sollecitazioni ne poi determinano poi anche un flusso di pensieri che qualche volta, per esempio, a me venivano anche da correlarli con questo ragionamento sul sapere critico, sulla funzione anche di pratica diversa del sapere e del conflitto, che per esempio anche altri laboratori come quello di Verlan sono assai significativi. Ma tu, da docente universitario, quale sei tu, insomma, la messa in discussione, ecco, dei meccanismi abituali della trasmissione di un sapere verticistico, di una impossibilità di mettere su una dimensione orizzontale, insomma, anche l'acquisizione dei saperi, oltre che il contributo positivo di diverse sensibilità, non necessariamente che fanno parte anche del mondo esclusivamente accademico o scolastico, insomma, anche i saperi tradizionali, i saperi popolari e quant'altro. E faceva venire in mente questa riflessione perché noi abbiamo uno spazio straordinario da riempire di idee, che è quello del campus universitario. Potremmo pensare non necessariamente a una dimensione formativa, come si può dire, di tipo tradizionale, ma se fosse anche un'università dei beni comuni con una dimensione critica e orizzontale, come tu avevi accennato, è una bella sfida per Paolo e per tutta la compagnia. C'era un altro aspetto che mi pare importante per avvicinarci anche un po' al discorso degli strumenti, anche del lavoro territoriale, ma delle connessioni tra reti di situazioni affini, insomma, no? Questa proposta della rete dei comuni, visto che questa poi è anche un'iniziativa che avviene nella prossimità di un'elezione amministrativa, la rete dei comuni per i beni comuni, che non verrei scissa dalla dimensione della Carta Europea dei beni comuni, per tenere assieme la dimensione locale, la dimensione nazionale e la dimensione europea, insomma, che, come vediamo, da un punto di vista invece di sollecitazioni negativo e di imposizioni, insomma, delle politiche finanziarie a livello europeo, non hanno ancora trovato forse un'articolazione di risposta e di capacità organizzativa adeguata alla sfida e anche alle complessità che sono in campo. Ma sai, una delle cose che sono emerse anche lavorando proprio sui beni comuni, che sono luogo di critica degli assunti naturalizzati, no? Quando tu parlavi prima della dimensione olistica ecologica, la critica fondamentale che i beni comuni come approccio e come visione introduce è la critica al positivismo di tipo cartesiano, no? All'esperienza basata su una separazione netta fra il soggetto e l'oggetto, no? Un oggetto esterno dal soggetto e una relazione tra l'uomo e le cose basata sull'idea fondamentale del dominio, no? Del dominio, che può essere il dominio tanto del privato come proprietà privata quanto dello Stato come sovranità territoriale, che sono naturalmente costruzioni politiche e teoriche che sono state elaborate in filosofia, in scienza politica, nel diritto in un lungo periodo di tempo e che oggi, con una visione fenomenologica più attenta e più adatta a cogliere come le cose effettivamente vanno tutte rielaborate anche sul piano giuridico e sul piano istituzionale. Allora, questa diversità di approccio, questo nuovo modo di vedere anche le istituzioni, il rapporto tra il soggetto e l'oggetto, mette l'ecologia al centro, no? Rifiuta il fatto, per esempio, che esistano soggettività soltanto umane, rifiuta il fatto che la natura possa essere oggetto di dominio, rifiuta tutte queste cose. Sarebbe sicuramente una bellissima cosa se esistesse un luogo anche in Italia, tipo un po' lo Schumacher College in Inghilterra, che si occupa di queste cose. Se avete uno spazio per farlo e leggete un sindaco lungimirante, questo potrebbe essere sicuramente una cosa importante da mettere in cantiere, proprio anche per mantenere vivo, come dire, un elemento di conoscenza critica, non un elemento di approccio davvero alternativo. Mi ricordo più cosa mi hai chiesto la seconda parte della domanda.
alla rete, ecco, la critica di queste barriere, no? Di tutte le barriere, da quella fondamentale soggetto-oggetto alle barriere disciplinari, di metodo, eccetera, comporta anche il fatto di cercare di mettere in campo una varietà di strategie per raggiungere i risultati. E questa è una riflessione politica che abbiamo dovuto fare dopo il referendum. Noi, quando abbiamo fatto il referendum, non lo dico noi, dico noi tutti, eravamo talmente occupati nella dimensione della quotidianità, nel portarlo avanti, ciascuno secondo le proprie capacità e le proprie forze, che abbiamo in qualche misura trascurato la costruzione di una soggettivazione politica del referendum stesso, tant'è che l'esito del referendum, che era molto di più della semplice virgolette difesa dell'acqua, ma che era un aggregato, no, di questioni, c'era la questione nucleare, la questione delle grandi opere, la questione dei trasporti, la questione dei servizi pubblici, cioè c'era molto di più, non ha trovato una sua rappresentazione politica nel discorso immediatamente successivo alla vittoria, per cui quei 27 milioni di voti che potevano essere davvero l'inizio di un'egemonia che diceva invertire la rotta, sono stati facilmente oggetto dell'attacco violento condotto in chiave di stato di eccezione, no? Che con la scusa del debito pubblico è stato lanciato pochi mesi dopo l'esito referendario. E la correlazione fra l'aggressione al debito pubblico italiano e l'esito del referendum è talmente evidente che non voglio spenderci anche molto tempo, anche se sui giornali e in televisione non se ne è parlato praticamente mai, ma l'abbiamo visto poi quando i greci hanno cercato di fare il referendum, è durata 3 ore l'idea, no? Noi italiani in qualche modo quel referendum l'avevamo già fatto e quindi era insopportabile che in un paese importante una maggioranza del popolo non fosse in sintonia con le ricette del neoliberismo, e quindi occorreva una ristrutturazione forte, anche violenta, che è stata effettivamente poi fatta e che stiamo adesso in qualche modo scontando. Ma io con grande piacere vedo il cambiamento di atteggiamento quotidiano di tanti compagni, amici, a cui ero stato vicinissimo, che subito dopo l'elezione del governo Monti dicevano che grande cosa è stata, e che adesso piano piano, l'ultimo di oggi, il grande Gianni Ferrara sul Manifesto, con una critica durissima a Napolitano. Io quando gli ho chiesto di firmare per contro il decreto di Ferragosto, richiedendo perché Napolitano non firmasse, lui mi ha detto io non passerò i prossimi 6 mesi a criticare quello che farà il Presidente della Repubblica, no? Quindi c'è stato proprio un cambiamento, ma dello stesso Rodotà e da altri, no? Che per me è molto significativo e importante. Ci vuole un po' di tempo, ma poi i nodi vengono al pettine e le questioni si capiscono. Il referendum in sé è un mezzo, non è un fine. Noi sicuramente abbiamo vinto il referendum per un aggregato di questioni, c'era già sul terreno una certa attività sia dal punto di vista dei forum dell'acqua, da qualche anno c'era stata la raccolta di firme per la legge iniziativa popolare, c'era una elaborazione teorica importante dal punto di vista giuridico con la commissione Rodotà che metteva l'acqua al primo posto, quindi c'erano gli elementi perché il referendum potesse effettivamente funzionare, e c'era soprattutto la vera ragione di fondo per cui il referendum era entrato in Costituzione. Quando i costituenti hanno introdotto l'articolo 75, l'hanno introdotto un po' scettici, perché era un momento di grande, come dire, di grande e giusto prestigio dei partiti politici, cioè avevano appena liberato dai nazifascisti, ma era stato introdotto dicendo solo eccezionalmente se la democrazia rappresentativa tradisce il popolo sovrano. Quindi una reazione a un tradimento, no? Allora con delle grandi cautele, soltanto per abolire e non per costruire, soltanto se la maggioranza delle persone partecipa e non importa quale sia, quindi con una grande cautela per il tradimento, e il tradimento c'era stato, cioè quel decreto Ronchi presentato in quel modo e questa, come dire, colpi di coda del neoliberismo privatizzatore sono un tradimento al popolo sovrano, l'ha chiamato col suo nome, e al tradimento il popolo ha risposto e abbiamo vinto il referendum, quindi c'erano quelle condizioni. Non è detto che quelle condizioni ci siano dappertutto, cioè non si può immaginare il referendum come uno strumento di, come dire, di attivazione dell'attenzione popolare se l'attenzione popolare già non c'è. Il diritto, le forme della rappresentanza giuridica devono intervenire un secondo dopo, non un secondo prima.
È importante essere presenti col diritto quando viene occupato uno spazio, un teatro, per dargli una legittimazione, come abbiamo fatto molte volte, ma deve avvenire un secondo dopo. Non può essere un professore che teorizza che venga occupato uno spazio, non so come dirti, non funziona così. Deve essere un sentire diffuso, deve essere un sentire che si fa, e allora il diritto avviene un secondo dopo, no? Stessa cosa, quindi ripensare i rapporti fra la democrazia diretta, quella referendaria, la democrazia rappresentativa, quella tradita ma che non è detto che sia tradita, la dimensione locale, no? Ci sono sindaci per esempio che sono molto rappresentativi nel nostro sistema, ci sono comunque delle questioni, io sono personalmente un po' contrario, devo dire, alla personalizzazione del ruolo del sindaco, penso che la verticizzazione della politica rappresentativa sia uno dei grandi problemi, questo valga per il leaderismo, vale per tutto quello che è la concentrazione del potere, questa è una critica generale alla concentrazione del potere, perché non importa che persona sia, quando si trova al vertice di una piramide strutturata in modo verticistico, primo, non è in grado di stare dietro a tutto. E questo è un dato assolutamente umano, no? Secondo, questa è molto difficile immaginare, come dire, una concessione, una destituzione del potere centralizzato. Una volta il potere raggiunto ha un principio di conservazione, e questo principio di conservazione rende, come dire, difficile includere tutte quelle che sono le energie che possono arrivare dalla società. A Napoli si è cercato in qualche modo di fare questa operazione, no? Che ha fatto anche Lucarelli con la questione delle consulte, dell'assessorato ai beni comuni, certo sono strumenti, ma è chiaro che occorre mettere in campo anche qualche cosa di più, no? Allora occorrono in campo i referendum, occorrono in campo le occupazioni, cioè i momenti in cui la cittadinanza indignata fa le cose, perché poi dopo alla fine questo sono, che diventano poi momento costituente, cioè quando un comportamento pubblico del potere è troppo oltraggioso, la risposta politica non può che essere fisica, e intendo dire fisica nel senso di occupazione fisica di spazi attraverso la messa in discussione di se stessi, attraverso un rischio anche di violare un ordine giuridico che non è più legittimo, per costruirne uno nuovo. Questo è il senso, come dire, della partecipazione politica diretta, no? Questa ci deve essere il referendum, ma ci deve essere anche una dimensione rappresentativa. Come deve essere questa dimensione rappresentativa? Allora, noi abbiamo messo in campo tante cose, no? Il comune per i beni comuni è un modo di cercare una rappresentanza, come dire, istituzionale, quindi attraverso le strutture del municipio, le strutture del diritto amministrativo, che però mettesse, come dire, in comune un patrimonio di sensibilità, di varie esperienze amministrative, che fosse conscio del limite della stessa struttura dell'amministrazione. Non so come dire, una specie, l'abbiamo letto un po' come una specie di dichiarazione di umiltà di quei sindaci che si avvicinano a quel progetto. Sindaci che dicono: la stessa struttura verticistica del potere non mi consente di sapere davvero quello che succede, e quindi delego, e quindi faccio tesoro di altre esperienze, quindi cerco insieme ad altri sindaci il modo vero di coinvolgere le popolazioni e di rendere autenticamente democratico il mio mandato, al di là di quello che è stato il plebiscito che posso aver preso nel momento del voto, no? Questo era un po' il senso della cosa. Non può essere soltanto locale, oggi la politica è una politica che ha una forte dimensione di globalità, la dimensione europea la vediamo tutti i giorni, l'Europa non può restare soltanto quella specie di spauracchio, quella specie di invenzione che viene utilizzata tutte le volte che una politica è impopolare, no? Perché inventare ci obbliga l'Europa, che ormai è lo sport preferito dei politici nazionali, no? Non c'è quasi settore, territorio in cui ci sia una politica impopolare da fare, in cui i politici rappresentativi dicono: ah, ma dobbiamo fare così per forza, no? Non c'è questa alternativa. In realtà la politica è scelta, in realtà il rapporto fra il diritto europeo e la sovranità italiana è una questione molto aperta, non stiamo parlando di una strutturazione definitiva per nulla, dobbiamo far partire una nuova dialettica, quindi utilizzando anche in via in qualche modo controegemonica, se vogliamo, quegli spazi di partecipazione che comunque sono entrati nella architettura dell'Europa attraverso il Trattato di Lisbona. Di lì l'articolo 11, no, che prevede sostanzialmente l'iniziativa popolare su determinate questioni, l'utilizzo dell'articolo 11, che è anche lì molto sterilizzato, dato con grande avarizia. A me sembrano sempre questi spazi di democrazia, io non so se vi ricordate, ai miei tempi, perlomeno quando si andava a scuola,
non avevi la merenda e andavi dal tuo amichetto a chiedere mi dai un morso della tua pizza, ti ne dava un pezzettino minuscolo cercando di impedirti di dare un vero morso, no? Perché c'era questa forma di egoismo infantile di fronte alla merenda molto forte, no? Ecco, a me sembra che la democrazia sia andata così, non so come dire, l'Europa apre alla raccolta di firme e te lo fa dandone proprio un pezzettino perché proprio doveva, non so come dire, e quindi cerca ogni strategia per rendere in realtà questa cosa non un vero morso di democrazia. Ecco, però lo si può far diventare un vero morso di democrazia nel momento in cui si fa oltre, si fa di più, cioè si utilizzano quelle iniziative come Grimaldello, invece di raccogliere 1 milione di firme online, che una sciocchezza, a livello europeo raccogliamone 50 milioni andando per le strade, non so come dirti, su un progetto che invece di essere quel progettino piccolino, no, limitato a una richiesta di cambiamento dell'articolo 18 di una direttiva, sia una carta europea dei beni comuni, cioè una nuova costruzione delle garanzie costituzionali che prende in considerazione il grande disequilibrio che esiste nel costituzionalismo liberale fra proprietà privata e proprietà pubblica e beni comuni. La proprietà privata è tutelata, stratutelata dal diritto europeo, una serie di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo sono sparatissime a tutela della proprietà, soprattutto la proprietà delle imprese, dei grandi gruppi multinazionali, cosa terribile, ma invece non c'è nessuna protezione nei confronti della privatizzazione, che a sua volta altro non è che un trasferimento di proprietà pubblica, cioè di tutti, nelle mani soltanto di qualcuno. Allora, riprendere quella dimensione lì significa riprendere una dimensione di diritto costituzionale europeo, va fatta e dobbiamo usare gli strumenti che abbiamo. Una costellazione di strumenti, tanti strumenti che vanno, ciascuno secondo le proprie possibilità, nella stessa dimensione, nella stessa direzione di cambiamento.